Quarta giornata di ritorno del campionato C-Gold di pallacanestro e la Diesel Tecnica di Sala Consilina mantiene imbattuto il proprio campo, il Palazzingaro, andando a vincere 92-68 contro il Rende. Una partita che sin dall'inizio ha visto i ragazzi di coach Paternoster in vantaggio e gli avversari hanno veramente dato tutto, ma poco potevano contro la forza della squadra di Sala Consilina, che anche oggi è riuscita a mettere ben 5 uomini in doppia cifra. Dato importantissimo, Raul De La Cruz 20 punti, dando un po' di riposo anche ai play ufficiali Merlo e soprattutto Taylor Garcia, che rientrava da un infortunio. Comunque ora testa alle prossime partite, Sala Consilina è nel lotto delle grandi squadre in questo girone. Una vittoria importante che dà continuità al lavoro fatto finora. Siamo felicissimi. Stasera avevo chiesto una prova a tutti i ragazzi importante, perché poi a volte sono proprio queste partite che sulla carta sembrano semplici. Se hai un approccio sbagliato possono complicarsi. Invece abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita. Ho avuto la possibilità di far giocare di meno minuti ai vari Merlo, Morciano, Misolic, e ho dato spazio a tutta la rosa. Felice che quasi tutti sono andati al referto, escluso Gruttola e Campaiola, che Campaiola rientrava dopo un lungo infortunio. Una buona prestazione che ci dà ancora più voglia ed energia per le restanti partite del campionato, che si preannunciano molto difficili. Siamo particolarmente felici anche del fatto che per la prima volta siamo a pari punti con Caserta e Lamezia, se non erro, e quindi per Sala Consilina, per una neopromossa in C-Gold, forse il risultato più importante della sua storia, di questo siamo felici. Chiaramente dobbiamo lavorare tantissimo, ma siamo consapevoli del fatto che il campionato è ancora lungo e quindi possiamo e dobbiamo ancora migliorare. Questo campionato fino adesso dice che comunque la Diesel Tecnica sì, sarà una neopromossa, però è nell'otto delle grandi favorite ai playoff sicuramente. Non abbiamo costruito una squadra che vince il campionato, altre squadre hanno costruito una squadra che vince il campionato, mi riferisco senza problemi chiaramente a Caserta, Angri e poi dopo Caserta, Angri la stessa Potenza, poi ci potremmo essere noi, Lamezia, Benevento, Bellizzi, che sono squadre che fanno tutte un'ottima pallacanestro. No, noi è chiaro che vogliamo arrivare ai playoff, siamo in zona playoff dall'inizio campionato, vogliamo rimanerci e provare ad arrivare poi ai playoff nel miglior modo possibile, questo è ovvio. È ovvio che la posizione finale della fase regolare ci dà e ci potrebbe dare un vantaggio sia in termini di partite casalinghe, ma anche in termini di avversari forse un po' meno debole da affrontare. I playoff poi sono un campionato a sé, tutti gli avversari, non esistono avversari semplici o difficili, poi lì inizia tutta un'altra rumba, diciamo. È ancora presto per definire poi le posizioni, no, noi dobbiamo giocare una partita alla volta, ma già penso a giovedì andiamo a Giuliano contro New Caserta, non sarà assolutamente una partita semplice, anzi mi aspetto una partita molto combattuta. Caserta gioca una bella pallacanestro soprattutto in casa, quindi no, come sempre Mimmo, una partita alla volta, lavorare duro e poi a fine girone di ritorno vedremo dove saremo arrivati.